Però ecco, una cosa bella ecco, che tu stai portando avanti è quella di seguire anche le persone che sono condannate a morte per impiccagione e le persone che praticamente sono all'ergastolo, anche se lì lo chiamano a lungo termine. E di recente tu sei andato a trovare un detenuto, diciamo subito come è andato questo incontro con Matsuka. E poi diciamo da dove sei partito per arrivare lì. Si chiama Matsuoka questo signore, è un uomo molto, a vederlo sembra impossibile che abbia fatto delle cose gravi, comunque è 25 anni che è in prigione, ora avrà sui 50 anni ed è una persona di una dolcezza, di una sensibilità eccezionale. Mi raccontava che durante i 30 minuti che ci sono stati concessi per stare insieme in una stanza dove c'è un vetro che separa, ci separa e poi c'è anche un guardiano della prigione che prende nota di quello che stiamo dicendo, e comunque mentre mi parlava mi ha raccontato che un giorno nel momento in cui stavano un po' a giocare con una specie di dama giapponese, uno gli è saltato addosso e lo ha picchiato molto gravemente e mi ha detto: io non so come mai, ma non ho avuto la voglia di rispondergli, ho accettato che mi picchiasse, e gli è costato di essere stato, diciamo, sfigurato in volto, è stata una cosa. Ma, e mi fa, ma io gli ho chiesto: ma come hai fatto a resistere, non a volere vendicarti così? Lui mi fa: e da quando io ho cominciato a leggere la Bibbia ho trovato qualcosa che mi riempie talmente che non ho più cattiveria, mi sento pieno, dice. E questo io non riuscivo a capacitarmi, che un uomo in prigione abbia avuto questa forza della non violenza che gli è cresciuta così quasi dal cuore, che è uscito dal cuore in una maniera totalmente gratuita e bellissima, a tal punto che quando abbiamo finito l'incontro il guardiano che era lì a scrivere si è tolto il cappello e ha fatto il grande inchino come se salutasse l'imperatore. E andando a scorrere sulla prima pagina, tra l'altro è un sito in 6 lingue, c'è una foto che solo tu puoi spiegare. Ci sono degli uomini e poi ci sono delle religiose, sono tutte giapponesi. E questa è la comunità che tu sei andato a trovare, ma dove sei andato anche a scrivere, poi diremo perché, prima di andare a trovare Matsuka nel suo carcere. Chi sono queste suore, Giuliano? È un piccolo, sono circa 12 suore giapponesi che fanno parte di una congregazione che è sorta, penso, un 35 anni fa in Francia per donne portatrici di handicap. Sono tutte disabili. Ci sono alcune, due sono non vedenti, due sono in carrozzina, altre hanno problemi fisici molto gravi oppure hanno un fisico molto molto fragile e hanno una vita proprio come quella di una comunità religiosa. Sono dell'ordine benedettino, quindi la loro regola fondamentale, come San Benedetto ha dato, è ora e lavora, pregare e lavorare. E loro fanno, nonostante le loro difficoltà fisiche che hanno, hanno il ritmo di preghiera come un monastero cistercense, si ritrovano 5 volte al giorno nella loro chiesina a fare la liturgia delle ore, cantano molto bene, è un piacere partecipare alla loro preghiera, lavorano poco adesso, prima avevano più lavoro perché facevano dei biscotti speciali che venivano venduti in alcuni negozi qui della città di Tokyo, ora non ce la fanno più, quindi il lavoro diminuisce, però mantengono una vita, diciamo, comunitaria molto bella, molto umana, grazie forse probabilmente a queste difficoltà fisiche che hanno, che le rende molto umane. Bibbia è arte sacra. In che modo tu fai avvicinare alle sacre scritture i giapponesi? Beh, purtroppo
non bisogna pensare che ci sono grandi cose, è una cosa molto semplice, molto piccola la mia attività. Sono degli incontri in queste case culturali dove fatto diciamo, attraverso la propaganda del giornale della città, oppure attraverso degli amici che passano la parola, eccetera. La gente si trova in questa sala che affittiamo e lì passiamo da un'ora e mezza alle 2 ore e mezza circa, con una pausa per bere il caffè o il tè. E in questo periodo, in queste 2 orette circa, io ho pensato di seguire la strada che è più conforme alla sensibilità giapponese, che i giapponesi hanno un senso del bello naturale.